Dopo aver marchiato e demolito il Terzo Reich in Bastardi senza gloria, con il suo film successivo, Tarantino continua la sua incursione nella storia, ambientando il suo Django in un periodo storico che riguarda maggiormente gli Stati Uniti d'America e che ancora oggi è un nervo scoperto, una ferita sanguinante per i suoi abitanti. Lo schiavismo dei neri in America, secondo Tarantino, è considerato oggi più che mai un argomento tabù dal quale le persone vorrebbero scansarsi e nascondersi ogni qualvolta se ne senta parlare in pubblico. Come se fosse un peccato sepolto di nascosto nella storia, del quale l'America sembra ancora provare vergogna ogni qualvolta si va a rivisitare la sua tomba. Qualcosa che sporca l'idilliaca idea dell'America stessa, la nazione senza macchia. Mi sono sempre chiesto come mai gli Stati Uniti d'America siano così attaccati alla loro patria, ma soprattutto come mai abbiano la tendenza a ostentare fino alla nausea le loro imprese e i loro valori fondanti. Perché questa necessità di ribadire e sbandierare ai quattro venti, per esempio, di essere un free country, un paese libero? Questo continuo autocompiacimento di se stessa, da parte dell'America, mi è parso molte volte come il tentativo di cucirsi addosso solo la convinzione di essere un paese con dei principi saldi e dei valori imprescindibili. Ma ben consapevoli delle loro imperfezioni, le gettano sotto al tappeto, dove si annida un altro tipo di realtà. Questo mi porta a pensare che gli Stati Uniti d'America e gran parte dei suoi abitanti siano vittime dell'ideale che loro stessi si sono creati e con il quale si sono voluti mostrare fieramente a tutto il mondo. Incapaci di sostenere il peso di essere la nazione delle opportunità, continuano a propagandare il famoso sogno americano, The American Dream, e si nascondono dietro il loro finto patriottismo, continuando a campare solo su slogan preconfezionati e sul prestigio ormai consolidato in tutto il globo del nome del proprio paese, che ha creato un'immagine di sé come se fosse la terra promessa, l'isola che non c'è, il paese dei balocchi. Luoghi fantastici e iperidealizzati che tutti sogniamo di raggiungere, che promettono all'apparenza speranza, prosperità, meraviglia, divertimento, ma che celano in profondità, nelle fondamenta, un lato profondamente oscuro che non vogliono dare a vedere. L'America è precisamente l'isola che non c'è, dove Peter Pan vuole portare Wendy e i suoi fratelli. Perché l'America non è più un luogo, ma un ideale, un'immagine, un paese simulacro che non può corrispondere alla realtà. Esiste solo come prodotto dell'immaginario collettivo, qualcosa di astratto e intangibile, quindi concretamente inesistente. Ecco, in Django Unchained, tutta quella polvere sotto al tappeto si materializza sotto forma della più grande piantagione di cotone del Mississippi. Candyland. Un nome che a primo impatto non suscita altro che dolcezza, dando l'idea di essere proprio il paese delle meraviglie, Wonderland. Un posto dove gli schiavi sono contenti di vivere e lavorare, perché offre loro l'opportunità di servire nella più prestigiosa piantagione del paese. Calvin Candy, il proprietario di Candyland, è il portatore esemplare di ciò che vuole essere il suo regno. Una reggia curata nei minimi dettagli, esteticamente impeccabile, elegante, di gran classe. Mr. Candy ama farsi chiamare con l'appellativo francese Monsieur Candy, perché suona più sciccoso e gli dà un tono più alto. Però non parla francese, quindi non parlategli in francese perché lo metterebbe davvero in imbarazzo questo. K
Candyland è lo specchio del suo padrone, un lecca-lecca così invitante e dolce che non puoi non voler gustare. Candyland è un dolce rivestito di colori e accessori, qualcosa di squisitamente appetibile in superficie, ma che spogliato di tutti i suoi addobbi, risulta essere alla radice profondamente marcio, cariato, nocivo e a lungo andare malsano e deleterio. Django Unchained è un film che rievoca i magnifici scenari degli spaghetti western degli anni 60-70. L'aura del maestro Sergio Leone, con le musiche di Ennio Morricone, sono onnipresenti in tutti i lavori di Tarantino, e in quest'ultimo si percepiscono ancora di più, essendo un western totale nella struttura e anche nell'ambientazione. Ma nonostante la messa in scena realizzata minuziosamente per farci entrare nell'epoca in cui viene narrata la storia, i personaggi sembrano consapevoli di non trovarsi davvero in quel periodo storico, ma di starlo ricostruendo e revisionando da un'altra prospettiva. Un western realizzato per il pubblico di oggi, con un taglio tipico di Tarantino, tendente a ironizzare ed esorcizzare tramite l'esagerazione e la commedia molte situazioni drammatiche, facendole digerire al pubblico come se nulla fosse, ma capace anche di farci spegnere a comando quella risata con delle scene assolutamente fredde e senza la minima spettacolarità. L'approccio di Tarantino è dissacrante, coraggioso e senza precauzioni, pregno di amore per il cinema sopra ogni cosa. Non nasconde la polvere sotto al tappeto, ci fa ridere, piangere, emozionare, tifare e provare anche disgusto. Da un tragico spezzato della storia americana, Tarantino, con il suo settimo film, tira fuori dal cilindro magico del cinema un'avventurosa favola western di redenzione e ricerca di libertà. Django era uno schiavo, ma è sempre stato uno spirito libero. È visto come un negro, ma non è più una vittima. Diviene la dimostrazione concreta della possibilità di ribaltare le proprie sorti e diventare il protagonista della propria storia di rivalsa personale. Django, lo schiavo nero, si trasforma in un supereroe senza paura grazie al cinema. Tarantino, questa volta, non cambia il corso della storia, ma ci dà l'illusione che sia stato proprio il cinema a innescare quella miccia che ha permesso lo scoppio della guerra civile, mettendo fine allo schiavismo in America. Questa volta Tarantino crea una vera e propria favola, inserendola nella cruda realtà di un contesto storico degradante, una storia in cui il nostro Django diviene l'eroe anti-eroe che farà di tutto pur di salvare la sua amata e se stesso dalla schiavitù, diventando così un simbolo di rivincita, di libertà, di coraggio, che rende giustizia a tutti coloro che non sono riusciti ad ottenerla. Un archetipo immortale nel quale rivedere noi stessi, in cui potersi identificare. Guardare Django ci permette di essere anche noi Django. Tarantino, tramite il suo cinema e i suoi personaggi, rende eterna e grandiosa una realtà più appagante di quella che conosciamo già, per poterla andare a visitare ogni qualvolta sentiamo il bisogno di speranza, di fede, di credere in qualcosa più grande di noi, di credere nella magia del cinema. La pistola più veloce del Sud, la leggenda di Django. In missione per salvare la principessa rinchiusa dentro la torre, Django diventa l'incarnazione di un mito, un vero eroe come nelle favole. Molto più esagerato come nei fumetti, più realistico grazie al cinema. La leggenda tedesca di Brunhilde e Siegfried, che il dottor Schultz racconta a Django, ispira e motiva ancora di più l'uomo ad avventurarsi con forza e coraggio, volendo replicare quel mito nella sua realtà, trasformandosi lui stesso in un Siegfried per portare a termine la sua impresa leggendaria. Tarantino, con il personaggio e la storia di Django,
ha voluto realizzare il suo Blaxploitation film, mescolando la realtà dello schiavismo con il leggendario mondo dello spaghetti western, ma anche creare il suo personale supereroe, degno rappresentante e caratteristico del mondo tarantiniano. Un eroe anti-eroe che prende forma man mano che si avvicina al suo obiettivo con l'andare del tempo. Django lo schiavo deve diventare Django il pistolero. Django Freeman, la pistola più veloce del sud, deve trasformarsi nel personaggio che è necessario che diventi per poter salvare la sua Brumilde dalla schiavitù che li ha separati. In questo senso, il dottor Schultz è colui che rende possibile la nascita dell'eroe, colui che lo scopre, gli dona la libertà, lo istruisce, lo prende sotto la sua ala e lo sostiene durante la sua missione di salvataggio. Schultz è colui che dà vita al personaggio di Django, diventa per lui un maestro, un soccorritore sconosciuto che lo aiuta a liberarsi e liberare la sua amata dalle catene, preparandolo ad affrontare gli ostacoli che incontrerà lungo il suo viaggio. Di fianco a Schultz, Django riacquista il suo valore, viene trattato come un gentiluomo, tutti si fermano a fissarlo quando lo vedono a cavallo, gli schiavi sono per metà arrabbiati e per metà invidiosi, la sua aura si eleva alle stelle, diventa un modello, una figura che tutti vorrebbero imitare, lo guardano con ammirazione perché sognano di essere come lui. La gente rimane attonita, incredula nel vedere un negro libero al galoppo del suo destriero. Da schiavo senza diritti, senza personalità, senza dignità, grazie a Schultz potrà scegliere che ruolo interpretare, riappropriandosi della sua identità, cucendosi addosso il suo personaggio. Il guscio vuoto, senza anima, che era diventato per colpa del suo stato di schiavo, una volta libero, ricomincia a riempirsi di vitalità, carisma e speranza. Si costruisce un nuovo personaggio, diventando un simbolo di rivalsa, un eroe per chi non crede di poter essere qualcosa di più di uno schiavo. His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. Tarantino vuole cambiare lo sguardo con il quale vediamo la storia e uno dei modi in cui riesce a fare questo è inserire nella ricostruzione cinematografica di quel periodo storico personaggi straordinari che vanno a stravolgere il corso degli eventi, diventando così l'emblema di ciò che hanno combattuto e vissuto. Un simbolo che restituisce dignità, valore e fa calare la propria vendetta sul passato, il simbolo del cinema che influenza la vita reale e offre la possibilità di riproporre una storia più soddisfacente di quella che conosciamo già. Django è il simbolo di un cambiamento che stava per accadere di lì a poco nel corso della storia americana. È semplicemente meraviglioso pensare che sia stato proprio lui a distruggere l'emblema dello schiavismo, ovvero Candyland. Ma come ricorda il personaggio di Steven, poco prima di saltare in aria, tu non puoi distruggere Candyland, che tradotto andrebbe a significare che il razzismo non è morto, che ci vorrà molto di più di un Django per estirpare definitivamente quell'infezione profondamente radicata nell'uomo. Il film, però, si conclude con Django che trionfa, e in fin dei conti è questo ciò che rimane impresso. Django ha ottenuto il suo lieto fine. La potenza del cinema sta tutta lì. Candyland che brucia e i due sposini che finalmente liberi cavalcano insieme verso un mondo migliore. Non importa quale sia la storia più realistica. Grazie al mito immortale che crea il cinema, grazie al simbolo di Django, possiamo credere e sognare anche noi di salvare la nostra principessa rinchiusa nel castello e liberarci dalle catene della schiavitù. Se non nella realtà, quantomeno
attraverso la fantasia che ci offre il cinema.